Se ti ho raccontata, mi c'è riscata caffè squisita, o bella casa sicura per celata, si dà delizia no, caffè granita. Poi Donato, e a tutti chi? Facendo concorrenza a lì. E gusti mode frigida sotto di lo zucchero e coppa nasi ai dati la giacca ai dati la giacca e dopo zucca rosa e la zucca di carina. Fate l'applauso al bambino che sta facendo la fotografia. Cari amici di montedipurocita.com, siamo sempre qui alla Fortezza. Stiamo girando un po' per i tavoli tra i signori per vedere come sta andando la serata, eh? Siamo qui con la signora Anna. Allora, signora Anna, vi sta piacendo la serata? Come sta andando? Il pranzo? Tutto ok? Oh, tutto ok. Tutto ok, abbiamo visto che ci siamo fatti anche molte risate con il comico. Il comico è stato spazzoso e bellissimo. Signora, voi avete detto che volete salutare un vostro... I miei figli in America, Enzo e Pietro, poi c'è mio nipote Enzo, Caterina, Cristina e Lino. Un bacio da... ai miei figli per la mamma e i miei nipoti per la zia. Allora li salutiamo anche noi. Ande auguri di buon Natale e un bacio. Un felice anno. Felice anno lo stesso. Allora li salutiamo anche noi e andiamo a vedere qualcun altro. Oh. Ah, un signore americano. Hi Jack, ciao da a mamma di Enzo. Un saluto a Jack, eh? Un saluto a Jack. Allora Jack, ciao, buon anno. Allora, siamo qui sempre alla Fortezza in compagnia delle sorelle Kessler. Parascandolo! Ah, Parascandolo, sorelle Parascandolo. Signore, volete salutare qualcuno in America, qualche parente? Sì, voglio salutare i miei figli, Raimondo, Michele, Luciano, Vincenzo e Marco. Cinque figli. Cinque figli in America, signora. E lei? Io voglio salutare la mia sorella Concettina che sei in America, mio nipote Antonio, Pina, Raimondo, Raimontino, tutto Raimondo. Tutto Raimondo e Michele e Luciano. Va bene. Allora, io tengo pure un sacchino pure, no? So pure una bisnonna, allora salute. Ma mo vi vedranno, anche i nipotini più piccoli. Letizia, Luciano, Marco. E tutti quanti, insomma. E pure mia sorella Concettina. Allora un bacio a tutta questa gente in America, montesi e emigrati in America. Caraimonte già mi ha visto quando siamo saliti. Vogliamo augurargli un buon Natale? Sì, auguro un buon Natale, principio d'anno. Grazie. Ciao. Buon Natale e buon anno a tutti. Un bacio, ti abbraccio mamma tua, ciao, amore. Un bacio allora. Senti, Michele, se mi vedi, io ieri... Là. Michele, se mi vedi, ieri ti ho mandato il roccocò da Patrizia e tanti auguri di buon Natale e buon fine d'anno, grazie. È un toro dell'amministrazione comunale al centro adulti di piazza 27 Gennaio, perché anche voi adulti vi dovete aggiornare, era una promessa fatta al Presidente. Mi sono impegnato, ci siamo riusciti. Oggi al Presidente e a tutto il centro adulti di Piazza 27 dono questo patto. Presidente, prego. Il consigliere delegato Nicola Anzalone e tutta l'amministrazione vi augurano un buon Natale e un felice anno nuovo. È un regalo al centro adulti di piazza 27 Gennaio e un computer. Vi dovete aggiornare, il Presidente si deve aggiornare. Sono stato lì, stavano tutte quelle carte, cartuscello, ho detto no, ci dobbiamo aggiornare. Oggi il computer, l'internet è di moda e anche voi dovete andare con la moda. Soprattutto avere maggiormente a cuore la nostra città, perché Monte di Procida è nostra, se noi ce la conserviamo i nostri giovani la troveranno e avranno veramente un buon ricordo di noi. Quindi grazie mille, buon Natale, buon anno e ai tanti amici all'estero di Sant'Anna un affettuoso saluto dal sindaco, ovviamente in questo momento rappresenta l'intera città. Vi
viva Monte di Croce! Allora, siamo qui in compagnia con la signora Pizzuti Giuseppina. Pizzuti Giuseppina, che mi diceva che è di Roma, è vero signora? Sì, e ho sposato Luigino La Guardia, che è conosciuto a tutto Monte di Procida. Ah, il montese Luigi La Guardia, il papà di Paco Smanto, lo conosceva. E signora, io faccio parte a Monte di Procida di Schiano, quello dei Pullman e i Coppola. Ah, ho capito. Nativa romana. E signora, una domanda a bruciapelo: è meglio Monte di Procida, Napoli o Roma? Guarda, io sto bene qua. Qua è bello, è bello. Ho 68 anni che sto a Monte di Procida. Ah, vabbè, allora vi siete ammendata bene. Sto bene. Saluto da fare in America. Allora siamo qui con la bellissima signora Maria Costiglione. Maria, allora signora Maria, lei ha qualche parente che vuole salutare in America, magari dagli... Da mia figlia. Come si chiama vostra figlia? Assunta. Allora un saluto ad Assunta e un augurio di un buon Natale e buone feste. Sì signore. Ciao Assunta. Fammi una bella fotografia. Allora, siamo qua in compagnia della signora Giuseppina. Signora, lei ha qualche parente in America che vuole salutare? Sì, tengo una figlia e tengo due nipoti. Due nipoti, come si chiamano? Antonio e Enzo. Ah, allora un saluto e un grande abbraccio a Antonio e Enzo. Allora, cari amici, sono di nuovo qui in mezzo a altre due bellissime signore di Monte di Procida. La signora Martina e Giovanna, saluta Carmine Capuano, un forte abbraccio con... Bello, tutto insieme, bravo. Insieme con la moglie e un bacione grande per due mie nipotine, il cuor più grande di... Le mie nipotine. Va bene. Ah, un buon Natale, un buon fine e un buon principio. Va benissimo, con la signora qui? Buon... Un attimo solo. No. Lei, signora, vuole salutare qualcuno? Mio figlio e tutta la mia famiglia in America, mando una... Ah, tutti in America voi? Tutti in America, auguri a tutti i familiari, specialmente mio figlio Vincenzo, mia nipota Serena, mio fratello, mia cognata e tutti i montesi. Va bene, un saluto allora. Anche noi siamo facendo morire, e quando signori, questa qua ve la devo raccontare, e quando ti siete a tavola in queste ville faraoniche, a Parigi ne che li tavola che veramente se non ne fatto una scuola non ne capisci che le cose tu trovi tre piatti a nanzo, quattro frucchette a cacino, puttino all'ora, sempre gira a nanzo, accendono un magno perché non sapevo qual è la roba si può fare. Uno non può non sbagliare, sai che tu sai fare, senti, ma come fai chi sta a fianco a me a tutti i faccini? A fianco a questo non sapevo neanche se facendo in lotta a sera nessuno mangiava. C'è tua madre non mangia, ma non so a fare calcio dentro, proprio c'è, dice. Ma il signor diceva, certi giorni, certi vicino marito, vasca, io già avevo, qual è? O pigiera mia. C'è tuo marito qua capisce niente, non vino, o pigiera tuo, se è proprio uomo, io ho vicino e ti è fermo. Si fa queste cose alle cerimonie napoletane. Avete fatto caso alle cerimonie quando un uomo va in bagno, non se ne accorge nessuno. Ma quando vanno in femmina, pare che partono la villeggiatura. La donna non si alza e va in bagno, la donna si alza e va vicino al bagno e fa questo, tieni tu bagnami, lì sì che sono dolci. Ma mica tutti quei vanno in bagno, vanno vicino alla questa, vengono bagnami, lì sì che sono tre. Ma se no la bascia se ne accorgi, poi non sta tieni tu bagno, vengono lì, arrivano tutti e con un gabinetto. L'altro giorno, va a fare strano un poco, perché stanno poco esauri, come tutte le mogli, a buttare lo zoppo. Qua si che problema, va a fare scia là dentro. E viene salvo per tenere là. Senti amico, ma ci va a fare per fare la strada, senti che la fa fare una domanda per la puttana. Allora, siamo qui con il signor... Il comandante Angelo Coppola. Il comandante, perché come mai comandante? Ho sempre comandato io. Sempre comandato? Allora... Pur rindecà. E allora noi abbassiamo la cresta e vi chiediamo se volete fare qualche saluto in America, magari, vabbè? Saluto a tutti i miei paesani, i miei fratelli, i miei cognati, a tutti, i bravi cittadini.
quelli che non si dimenticano mai del loro paese, quelli che amano il loro paese. Allora ci diamo un augurio di un buon Natale e buone feste. Buon Natale e felice anno nuovo. Va bene, grazie. Americano. Come? Io dico pure in americano. Prego. For every Italian people in the States, Merry Christmas and Happy New Year. Va bene, grazie signor comandante. Allora siamo in compagnia della signora, come si chiama signora? Antonietta Ilian. Allora signora Antonietta, lei vuole salutare qualcuno, qualche suo parente in America? Tengo 5 figli là, Augusto, tanti saluti. Tanti saluti? Buona fine e buon principio, a lei, i 5 figli e a moglie. Va bene, allora grazie signora. Franca, Antonio, Faustino e Cipriano. E chi più ne ha, più ne metta, come si dice, no? La televisione la dobbiamo buttare, signori, questa è una festa degli anziani, ma i propri anziani non vengono, proprio anni 50, eh? Fatemi un applauso, per piacere, siete giovanissimi, ma non lo dico per la differenza di pubblico, perché gli applausi già me ne avete fatta, io so, quindi già mi volete bene, ma è veramente a casa di chi, anziani? La televisione ha salutato. Un digitale terrestre non sa capire niente. Prima lui telecomando, se non li capissi un telecomando, ce l'hanno dato lui, ma c'è vicino a mio voglio, ma che ci ha fatto sto vaginale? Una appiccinata sotto. C'è ti hanno, vi dà sta fede, vi ha l'accento io e ve la spiego io. La Rovagnati ci ha fatto prendere la cerveza, gli ha fatto credere che il prosciutto. Gran biscotti. La tazza mi ha dato e alzico una tazza e l'attannanza e che fanno i prosciutti scurati. E ti alzi che state facendo figlio lì, ma sto mangiando i biscotti, ma questi sono una chiave che non è cantata in giù. Perché oggi c'è, sono nuovi e sono salati. Anzi, ma ti rendi conto che sto preso un cavolo, però te ne quasi 90 anni, capolici. Un saluto a tutti gli americani, specialmente ai nipoti, ai parenti, e un abbraccio circolare a Massimino. Poi dico a Massimino, no, mi fate un casino con quelli calendari che non si capisce più niente qua. Tutti mi stanno tanto addosso perché tutti vogliono i calendari da me. Ma cerchi di mandarmeli, ti bacio, ciao. Poi abbiamo fatto lui cap mio nipote come presidente onorario e ne siamo tutti onorati qua. È venuta una festa magnifica. Grazie a tutti ancora e buonasera. E un saluto particolare anche a Salvatore Scotti, detto Salvatore di Prufinetta, da parte di Peppino. Ciao ciao, ciao a tutti gli amici. Ringrazio a tutti gli organizzatori che questo è il quarto anno che abbiamo fatto questa grande festa con soddisfazione. Il quarto anno che facciamo il pranzo. Va bene. Vi ringrazio, saluto a tutti, tanti auguri. Di nuovo vi presento Ninillo, il più grande uomo di Monte di Broglio. Che carici! Saluto a tutti. Allora signori, siamo qua in compagnia della signora Libera Esposito. E di quest'altra signora? Esposito Concetta. Due sorelle, immagino. No. Va bene. Allora, lei signora vuole salutare qualcuno in America, mi diceva che ha suo figlio in America. Sì, Michele, ti saluto, siamo stati l'anno prossimo che stavo pure tu, è stato ancora più bello. E poi saluto a mio fratello Biagio, a mia nipote Patrizia, mio nipote Francesco, mio nipote Michele e basta. Ok, va bene. Lei signora vuole salutare anche lei qualcuno? In America? Sì. Non ho nessuno io. Ah, la signora non ha nessuno, è un caso particolare, signora, che qua quasi tutti i montesi. Vabbè, salutiamo i parenti a Monte di Pro, ci dai lo stesso, grazie. Concetta, ti saluto a Lucia, a Miscena, a tutto, a tutti i miei nipoti che stanno in America, a Pina, che sta a Pennsylvania, a Maryland, a tutto che stanno. A tutti quanti, allora un bacio grande di Natale. Di Natale a tutti. Bye.